Mario Stanzione, il caro Don Mario, io lo chiamo così, diciamo è stato un amministratore pubblico, sindaco di Nocera Inferiore nel biennio 1984-1985, ha esercitato l'attività libero professionale quale consulente del lavoro e ultimamente si è dedicato, diciamo, alla lettura e anche al componimento di qualche testo. Quello che si presenta questa sera è diciamo la sua terza opera. Il passato vissuto intensamente a confronto con il presente drammatico, pensieri, umori, ricordi, 80 anni di memorie, storia locale e storia mondiale, tra speranze e sogni, con il condimento degli aneddoti. È tutto questo il libro Da una riva all'altra, 80 anni di memorie di Mario Stanzione, già sindaco della città di Nocera Inferiore dall'84 all'85. Una persona, un personaggio, una figura che ha tanto da dire e da dare. Ho avuto l'impressione che, almeno leggendo dalla prefazione, che Don Mario non avesse, diciamo, tanta voglia di riprendere l'abito, però a mio sommesso avviso ha fatto benissimo, perché attraverso quest'opera, diciamo che siamo venuti a conoscenza di una serie di aneddoti che riguardano un po', diciamo, non solo la storia di Nocera Inferiore, ma anche la storia della nostra Repubblica dalla caduta del fascismo fino ad oggi. La capacità dell'autore è quella appunto di rendere molto leggera, molto scorrevole la lettura e poi fa anche un po' un tuffo nel passato ricordando la memoria di alcune persone che non ci sono più. E riesco a ricordare episodi di quando avevo 4 anni, 5 anni, mentre dormivo nel letto scusate se faccio questa parentesi, nel letto del mio nonno adottivo, Vincenzo. Vincenzo, un paganese Falcone, il quale si era sposato a 56 anni, non aveva figli, non aveva nipoti, non aveva nessun riferimento. Mi adottò, anzi io adottai lui, con una caramellina e una carezza. De guerra, sono nato in anteguerra, ho vissuto la guerra. Tutte le notti, appena suonava l'allarme, si andava nel giardino che era l'unico posto sicuro da non bombardare. Passava la ronda civile, spegnete la luce al primo piano, spegnete la luce al secondo piano per quei mascalzoni degli alleati. Bombardarono Nocera, sperando che vi fossero divisioni tedesche. Ci stava un carro armato in avaria a Montalbino, all'inizio di Montalbino, e un sidecar all'angolo di Casale del Pozzo. A sapere anche quello, perché in casa avevo un fratello di 10 anni più anziano di me, era un avanguardista, l'unico fascista in casa, e questo lo posso dire, non c'è da vergognarsi. Lui faceva parte degli avanguardisti. E allora dice, sai, i tedeschi così così gli piacciono le patate. Allora facciamo una cosa, mandiamo da Matteo Cipollari, le amiche di papà, ci facciamo dare un barile di patate e cuociamo, mi ci portiamo crudo, no, che ci facciamo mangiare crudo. Prendiamo, c'era il fogone sotto il portone fatto con le gabbiette vecchie, appena mettiamo sotto la cenere, si riscaldano le patate, ci facciamo una pettata, andiamo lì, ci stava uno soprannominato Andreo Lupo. Andrea Luca dice, voglio stare accorto, visto sotto i tedeschi che sparano, canna spara mia, portiamo il patano. Gli portiamo le patate e ci diedero 6-7 pezzi di cioccolato. Negli 8 giorni in cui sono stati fermi loro a Montalbino, Apostolico, e gli altri due là, quei mascalzoni di inglesi e americani hanno ucciso 131 persone. Solo a Viorilli se ne morirono 3. Tuo padre, lo povero Peppuccio Nola, che è morto un mese fa, funzionario del Ministero dell'Interno, attraversava la strada e le schegge che loro avevano, i famosi Spitfire, sputafuoco, che mitragliavano, e poi ci stavano pure i bombardieri, e morì. Un altro povero anziano, un sarto,
Mastro Peppe, morì pure lui sulla strada. L'attendente dell'ufficiale che ospitavamo noi, mentre va a corteggiare una ragazza durante il riposo, diciamo la sosta, morto pure lui. Cioè un inglese uccide un altro inglese. E quindi praticamente noi siamo partiti da quell'epoca. C'è un'epoca non tra...